Bentrovati alla nostra rubrica di approfondimento Il Fatto. Quest'oggi vogliamo parlare delle manifestazioni del Comune di Pescara in vista del Natale e soprattutto in vista del Capodanno con il concerto clou del 31 dicembre che ci accompagnerà al 2018, il concerto di Vinicio Capossela. Ma parleremo di questo e di molto altro ancora con l'assessore ai grandi eventi del Comune di Pescara, Giacomo Cuzzi, che abbiamo qui in studio e che ringraziamo per la presenza. Grazie a voi, Bentrovato, buonasera. assessore. Da dove vogliamo iniziare? Dal concerto clou di Vinicio Capossela per salutare il nuovo anno come tradizione vuole. Insomma, ogni anno il Comune di Pescara propone un cantautore di qualità e quest'anno è la volta appunto di Capossela. Ma sì, un appuntamento importante che si rinnova nella nostra città, come ogni anno saremo una delle piazze più belle d'Italia, sicuramente la prima piazza d'Abruzzo, un concerto gratuito per tutti il 31 dicembre e ci auguriamo che la nostra città in quell'occasione possa esprimere su tutta la sua attrattività. Un concerto atteso anche dal comparto commerciale, economico, della ristorazione, appunto perché festeggiare il Capodanno non è solo un momento musicale, ma diventa anche un momento di promozione turistica della città a livello nazionale e di ritorno economico positivo. Ogni evento che l'amministrazione organizza deve avere un ritorno importante per la città e diciamo che questa è la nostra mission che ci ha contraddistinto negli anni passati e siamo sicuri che anche quest'anno avremo un ottimo riscontro. Beh, come gli anni scorsi, Negrita, Mannarino e poi altri nomi di grido, di qualità che hanno riempito Piazza della Rinascita per tutti i pescaresi, Piazza Salotto, l'invito naturalmente non è rivolto, Cuzzi, soltanto ai pescaresi, ma a tutti gli abruzzesi e anche a chi ci vede da fuori regione a partecipare a questo caldo Capodanno, nonostante il freddo, chissà che tempo farà. Speriamo, insomma, che Speriamo sia dei migliori. buono, logicamente l'invito è rivolto a tutti, ci auguriamo che vengano tantissime persone da fuori, tantissimi giovani, che si possa vivere una serata in piena tranquillità, in armonia, una grande festa per la città e per la regione e sicuramente ci auguriamo che, come dicevo prima, questo momento musicale serva a rilanciare anche l'immagine della città, come è accaduto gli scorsi anni. Ricordiamoci che l'anno scorso il motore di ricerca Trivago tra i leader in Europa ha segnalato la nostra città tra le 10 più belle in Italia a livello nazionale in cui trascorrere le festività natalizie e il Capodanno. Questo appunto su una valutazione fatta sia sull'offerta alberghiera, sulla qualità prezzo, ma anche sugli eventi organizzati dall'amministrazione comunale. Devo dire che quest'anno siamo riusciti a ripetere quel grande risultato organizzando un calendario di eventi, non solo il Capodanno, che è davvero ai primi posti a livello nazionale. E Danilo Cinquino ci sta mostrando in regia le immagini anche dei capodanni precedenti. Quest'anno Capodanno, dice appunto Vinicio Capossela, questo artista particolarissimo. Stiamo vedendo poi il videomapping che tanto successo ha avuto e che tornerà anche quest'anno, come sono tornate le luci d'artista. Sì, sono delle immagini davvero belle quelle che stiamo vedendo, che ci ricordano quello che è stato l'anno scorso, ma soprattutto ci fanno piacere perché siamo riusciti a ripetere, a migliorare un programma importante di iniziative. Il videomapping che tornerà in Piazza della Rinascita a partire dal 23 dicembre fino al 1 gennaio e il 31 dicembre e il 25 gennaio avremo queste particolari edizioni, una per il Natale e una per il Capodanno, a Capodanno appunto con il countdown e i fuochi d'artificio su Palazzo Arlecchino e poi siamo riusciti ad ampliare questo particolare progetto nato da un'idea dell'amministrazione comunale qualche anno fa di luci d'artista, un progetto portato avanti con i commercianti, con la Camera di Commercio, con le associazioni di categoria che ci porta ad essere la terza città in Italia insieme a Torino e Salerno che fanno delle luminarie natalizie un vero e proprio evento diffuso che contraddistingue la magia del Natale. Quest'anno abbiamo esteso il perimetro anche a Porta Nuova con il coinvolgimento di via Marconi e via Gabriele D'Annunzio e devo dire che anche questa esperienza ci porta a dire che la nostra città è riuscita ad investire in un momento importante su un evento diffuso che caratterizza Pescara anche nel periodo natalizio e non solo nel periodo estivo con le grandi manifestazioni. È un dato significativo che a Salerno porta 2 milioni di visitatori e noi ci auguriamo che negli anni anche Pescara possa esprimere le proprie potenzialità commerciali e turistiche attraverso questa bella manifestazione che porta ogni fine settimana tantissimi
tantissime persone a visitare il nostro centro città, il nostro centro commerciale naturale, non solo. Centro commerciale naturale a cui lei tiene tantissimo, e ci sono poi anche altri eventi tra musica, spettacoli e soprattutto iniziative per i bambini, immagino. Sì, sicuramente. L'idea del centro commerciale naturale, se ne parla da 20 anni in città, è diventato un fatto. Siamo passati dalle parole ai fatti con il primo stanziamento di 50.000 euro per la nascita del centro commerciale naturale, che corrisponde al perimetro delle aree pedonali del centro cittadino. Nei prossimi anni nasceranno gli altri distretti commerciali, come quello di Portanuova, dei Colli, di Pescara Nord, e accanto a questo abbiamo attivato una serie di politiche di marketing e di eventi in sinergia con i commercianti e le associazioni di categoria, che ogni fine settimana, diciamo, animano tutto il centro cittadino e non solo. Quindi abbiamo laboratori di Natale per i bambini all'Urban Box, la casa di Babbo Natale, il villaggio di Natale con la pista del ghiaccio e tantissime iniziative itineranti, e questo appunto rivitalizza quello che è il nostro comparto commerciale, che va sostenuto soprattutto in questo particolare periodo dell'anno, che è il periodo delle maggiori aspettative relative agli acquisti, cioè il periodo natalizio, che poi per il commercio è sempre un po' un periodo particolare, perché noi sappiamo che il 5 gennaio partiranno i saldi, quindi in questo momento bisogna spingere ancora di più per incentivare, diciamo, gli utenti a venire a Pescara, a frequentare Pescara, a comprare nei nostri negozi e non ad andare ai centri commerciali. Non solo però il centro cittadino, lei tiene a precisare anche le periferie, perché c'è un bando molto importante di cui vorrei che lei ci parlasse. Ma sicuramente le periferie sono al centro della nostra azione amministrativa, non solo dal punto di vista degli eventi, perché abbiamo fatto cose significative anche in altre arterie commerciali come via Gabriele D'Annunzio e via Davalos e via Marconi, non solo con le luminari, ma poi perché c'è questo bando delle periferie, per cui la nostra città è stata finanziata per 18 milioni di euro. Firmeremo la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri lunedì, e da lì passeranno 60 giorni per la registrazione, e di seguito potremo avviare quelle che sono le progettualità dei lavori importanti che interesseranno le aree da sempre degradate, e così potremo costruire un'azione di rammendo con la città consolidata. Questo significa investimenti concreti, cioè delle risorse concrete che avremo a disposizione, che andranno a intervenire ad esempio sulla mobilità, come il completamento della strada pendolo, il completamento di alcune arterie importanti e la sistemazione e riqualificazione dei quartieri di Zanni, Fontanelle, Villa del Fuoco, San Donato, la Marina Sud con Piazza Caduti del Mare, quindi degli interventi molto significativi. E accanto a questi interventi relativi alle opere pubbliche, che sono molto importanti, avremo anche interventi in relazione alle politiche sociali e alle politiche culturali, perché anche attraverso una serie di servizi che si rivitalizzano i nostri quartieri, è da lì che si crea e si concretizza la città che noi intendiamo che sia la città del futuro, cioè laddove la politica investe sulle periferie, appunto perché quel concetto esiste per la mancanza di investimenti. Noi vogliamo che il concetto di periferie stesse venga superato, e io credo che questi 18 milioni di euro saranno linfa vitale per lo sviluppo della città. Obiettivo puntato anche sulle scuole, immagino, e sulla sicurezza delle scuole e gli studenti. Ma sicuramente sulle scuole abbiamo fatto un grande lavoro, e il tema è un tema molto importante, quello di garantire la sicurezza dei nostri edifici pubblici, in particolare con particolare attenzione le scuole, dove crescono i nostri figli, dove cresce la società del futuro. Noi abbiamo investito 500.000 euro per gli studi di vulnerabilità sismica in questo anno 2017, un lavoro mai fatto in nessuna precedente amministrazione, quindi un lavoro davvero straordinario. Abbiamo avviato una serie e abbiamo concluso una serie di cantieri, come quello della scuola Pascoli di via Roma per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico. A inizi di gennaio inizieremo il cantiere della scuola di San Silvestro, sempre per il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico. Abbiamo già iniziato i lavori in due asili nido, la Conchiglia e la Mimosa di Portanuova, e abbiamo messo a risorsa appunto questi studi sulle vulnerabilità sismiche e una serie di manutenzioni straordinarie che vanno a sanare delle questioni ventennali di servizi e di criticità, appunto, rispetto ai 53 plessi scolastici che abbiamo, appunto per un importo di 400.000 euro. Quindi direi un lavoro a tutto tondo, perché intendiamo che le nostre scuole debbano essere sicuramente sicure, ma poi anche efficienti e fruibili, anche corrispondenti a dei canoni di bellezza, per far sì che appunto i nostri ragazzi possano vivere e studiare in degli ambienti sani.
Studiare e vivere in ambienti sani e godersi anche le vacanze, magari venendo al concerto di Capodanno, torniamo in piazza, il colpo d'occhio Cuzzi è veramente Davvero bellissimo, è fantastico. Tu c'eri? fantastico. C'eravamo noi, certo, Ci anzi, sarà anche dobbiamo, quest'anno. bravo, dobbiamo ricordare certamente la diretta di Rete 8 che seguirà la manifestazione di fine anno a Piazza Salotto, come ogni anno il 31 dicembre attenderemo insieme l'arrivo della mezzanotte, l'arrivo del nuovo anno 2019. 18 che speriamo inizi meglio di quello di questo ultimo anno del 2017. Lo faremo con Vinicio Capossela e anche con altri appuntamenti che sono in cantiere, di cui poi l'assessore Cuzzi ci parlerà anche nel corso dei nostri TG. Abbiamo 4 minuti per concludere. L'invito a tutti gli abruzzesi e non a partecipare al concerto di Vinicio Capossela e soprattutto perché la scelta è caduta proprio su di lui. Ma sicuramente è un artista importante, un artista che con la sua musica, insomma, è conosciuto al grande pubblico a livello nazionale e internazionale, e poi va sulla scia di quegli eventi che noi abbiamo organizzato, diciamo che hanno la peculiarità di riuscire a far muovere soprattutto una massa di giovani, ma non solo, quindi piace, diciamo, trasversalmente a più generazioni. Quindi immaginavamo, abbiamo immaginato che potesse essere l'artista corrispondenza a quelle che sono le esigenze di organizzazione di eventi della nostra città. Siamo sicuri che la scelta è stata e sarà ottimale, nel senso che arriveranno tantissime persone a frequentare la nostra città a Capodanno, si riempiranno gli hotel, lavoreranno i ristoranti e sarà sicuramente un bel colpo d'occhio vedere ancora una volta la città piena di gente, piena di turisti che scelgono Pescara per trascorrere le festività natalizie e non solo, anche il Capodanno. Ci auguriamo che le persone possano frequentare la nostra città per diversi giorni, usufruire del nostro comparto commerciale, godere delle luci d'artista, assistere al videomapping, e insomma così avremo fatto sicuramente il nostro lavoro importante che abbiamo programmato e sicuramente avrà senso venire a Pescara perché ci sono tante tante cose da fare. Diciamo che tutto questo serve a rigenerare l'attrattività della nostra città e noi pensiamo di aver programmato davvero in maniera importante le festività natalizie. Del resto Pescara è una città che vive anche di questo e noi pensiamo che da qui e per il futuro bisognerà sempre di più investire su questo comparto turistico che poi riattiva tutta una serie di funzioni economiche vitali per la città. Inverno ed estate, la notte bianca dell'Adriatico, insomma, che ha avuto L'estate anch'essa, ne è un esempio importante. certo, un grande successo e di cui poi parleremo nelle prossime occasioni. Per chi non potrà essere a Piazza Salotto, c'è la nostra diretta, la diretta della manifestazione del 31 dicembre da appunto Piazza della Rinascita con il concerto di Vinicio Capossela. E allora, cosa dire? Un augurio di Buon Natale e di buon anno e progetti per il futuro? Ma sicuramente un ringraziamento a voi per avermi ospitato e per aver ospitato, diciamo, questo approfondimento sul calendario delle manifestazioni. Un augurio a tutti i telespettatori e a voi di Buon Natale e vi aspettiamo tutti in piazza per festeggiare insieme e sicuramente ci auguriamo che il 2018 possa essere un anno davvero importante per la nostra città e per la nostra regione. Un anno sicuramente dove si possono rilanciare tutte le attività di cui necessitano i nostri territori. Lo speriamo noi e lo sperano tutti gli abruzzesi. Grazie allora a Grazie a Giacomo tutti. Cuzzi, assessore ai grandi eventi del Comune di Pescara, che insomma ci ha delucidato sul cartellone natalizio approntato dall'amministrazione comunale, in particolare dal suo assessorato. Grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento con i programmi di Rete 8. Arrivederci.